59-79 per Alessandro Franceschini, che vira avanti, atleta della polisportiva annuale classe 95, che si prende il primo passaggio ai 100 metri sotto il minuto. Questa batteria, Cristian Ferraro e Federico Del Pup, corsia 4 e 5, sono i più giovani, classe 1997, come sappiamo, per adeguarci alle categorie europee. Nella categoria ragazzi sono 3 gli anni di nascita compresi, classe 96, classe 97 e classe 95. Naturalmente 97 sono primo anno ragazzi, spesso una categoria a sé stante in quanto giovanissimi. Siamo alla virata dei 200 metri con Alessandro Franceschin ancora al comando. Vira in 2:04:39, in assoluto il passaggio più veloce rispetto a tutte le batterie nuotate fino a questo momento per la categoria ragazzi. Ricordiamo che Stefan Boric, che detiene il miglior tempo nella classifica generale, era passato a metà gara in 2:10:03. E mentre ci si avvicina al passaggio dei 300 metri con la serie 2, andiamo a presentare quelli che saranno i protagonisti della prima serie. Ragazzi pronti alla partenza. Assente in 6 Mark Kozamernik, nuoteranno in corsia 1 Luca Guerriero, Tim Insubrica, in corsia 2 Riccardo Daniel Idros, in corsia 3 Davide Casarin, Mirano Nuoto, in quarta corsia Jacopo Fratter Idros, in corsia 5 Lorenzo Gori, Tirreno Canuoto, a chiudere questa prima serie ragazzi. Intanto Franceschin ha virato in 3:10:44 ai 300 metri, ora le due vasche finali per lui. Siamo al tocco finale con Franceschin 4:16:31 senza mezzi termini. Si impone al comando della classifica generale con Cristian Ferraro secondo in questa batteria 4:20:27, Alberto Palazzi 4:23:04.